Buongiorno cari amici, ben ritrovati nel mio canale. Questo è un piccolo video di cosine che ho preso dai cinesi perché mia mamma si doveva andare a prendere un paio di ciabatte e a me mi servivano quelle gommose per il mare. E allora ne ho approfittate e ci sono andata. E allora cominciamo subito. Innanzitutto vi mostro che ho preso che ieri sera mi è finito il detersivo anticalcare per lavatrice, il Calgon, che da loro lo vendono, diciamo, a convenienza, perché sono 3 pacchi, mi pare 6 euro qualcosa. Questi qua sono tre pacchi di Calgon in polvere. Poi vi ho detto che mi servivano queste ciabattine da mare. Ancora non sono, non, scusate, non sono iniziata, non sono andata a mare, però me li devo prendere perché ora poi tra un po' spero di andarci. E sono queste che hanno un nome particolare, non mi ricordo quelle originali come si chiamano, però comunque sono di gomma e a spenderci tanto ho preso queste. Il numero 36. E non mi ricordo quanto sono costate, ma pochissimo. Poi mi serviva una rotella tagliapizza e ho preso questa era sulla 2 euro e qualcosa. Spero che sia tagliente, che tagli bene la pizza, perché mio padre ce n'ha una che proprio taglia meglio di un coltello, è pazzesco. Poi ho preso che c'è in offerta l'Enoro, però c'erano poche profumazioni e poche bottiglie, 99 centesimi. Io ho dovuto prendere questa profumazione Fascino Floreale, che non è male, è buona. Poi ho visto una novità, che è arrivato il Nelson, quello là al burro di karité, che prima non c'era ed era anche in offerta, 99 centesimi. Lo hanno recensito tutti i video che ho visto molto bene, dice che è delicato sulla pelle delle mani, molto buono. Infatti è Nelson Sensitive. Quando lo comincerò a usare poi vi farò sapere, ma credo che sia buono perché comunque il Nelson è un ottimo prodotto. 99 centesimi. Niente, poi ci siamo andati anche perché ieri ho fatto il cambio di stagione, ma non mi sono bastati i portabiancheria perché erano piccoli. E allora mio padre ha preso questi qua che poi li tengo io, penso uno e uno, magari lui non lo so, questi qua, questi trasparenti con diciamo la scatola trasparente di queste dimensioni. Non so che dimensioni abbia, però è fatto. E poi questo è il coperchio. C'era in beige, io ho scelto questo qua in marroncino, molto carino. E c'è anche l'altro che è in beige. Questi però l'uno, perché erano più capienti, sono costati 13 euro, ma intanto una la spesa la fa una volta e poi restano, perché comunque il cambio di stagione, la biancheria si deve smistare sempre, si deve cambiare sempre. E poi ho preso questi sacchetti per la spazzatura, credo che questi sono di umido, ma ho preso anche quelli là più grandi, però. Ah sì, forse sono qui. Sono questi, però non so quanto sono costati. Niente, poi non ho preso più nulla. A dire il vero mi serviva un pigiama estivo, ma l'ho dimenticato. Non ho i ricambi. Va bene, poi si vede. Niente, questo è stato tutto il mio shopping. Il video è venuto pochino perché sono stata anche veloce. Va bene, vi ringrazio di avermi seguita e di aver visto il video e ci rivediamo presto. Oggi, 11 giugno, io faccio l'anniversario di matrimonio, 3 anni. Buona continuazione e ci vediamo. Ciao a tutti.